Roma, 3.000 anni di storia, 3.000 anni di potere di imperatori, papi, eserciti d'occupazione, i tedeschi, i francesi, i turchi, tutto il mondo, mai del popolo romano, sempre in balia di chi veniva a fare da padrone in casa sua. 2.784 monumenti, vestigia dell'antichità, 1.456 chiese, sempre fatte con i soldi di chi magari ci avrebbe costruito altrettante case. 3.500.000 di abitanti, 6 milioni di automobilisti, 4.000 superattici di lusso abusivi, 70 villaggi di baraccati, un calderone pieno di fascine e di zozzerie, una città eterna fatta sopra una palude sorcata da un grande fiume, che è peggio di una cloaca. 20 milioni di pellegrini pieni di fede senza una lira, esimi prelati, monache modeste e divote, ambasciatori, presidenti, senatori, deputati, ministri, plenipotenziari, sindacalisti, più una carettata di gran fide, una mignotta, ladri, proci, poeti, truffatori, gentildonne e puttane. 7 colli di monnezza che tutte le fontane di Roma non riusciranno a lavare mai. Ma io sono un tipo all'antica, sono di quelli che se credono che a Roma, con tutto che è diventata una metropoli tentacolare e cosmopolita, c'è ancora posto per l'amicizia, per vino buono e magari una pennichella dopo magnato al fresco del fiume e all'ombra dei ponti Sant'Angelo. A Romolo! A Romolo! A Giubileo! T'ho portato un fiasco! E quello buono? Sono nato a Piani Castelli, proprio sul posto. Però senza esagerare, non più di mezzo litro per osteria, che mi dà? Ammazza, che embriagone! A Romolo, mo si metteva a sede, e famo spaghetti alla gricia, aglio, olio, pancetta e pecorino, così, tanto per manna giù, come si dice sto vinello. Ma tu che fai col socio tuo, quella specie de sola? Eh beh, sai, ci avevamo un movimento a Fiumicino, portavamo in giro gli forestieri. Ma allora li piate per culo, eh? Ma che hai capito, li portavamo in giro a vedere Roma, gli famo vedere tutti i monumenti, le chiese, le catacombe, insomma il sacro e il profano. Beh, alla salute e tanti auguri, allora fate un sacco di grana. Beh, ci avevamo un affare che sì, ci va bene, Fiumicino se lo compriamo nuovo, l'immortale. Sì, tua! Ma no, dove sta facendo? Ma che te credi che sta facendo al mercato? Sì. Ma vedi dannate, te ne va, sto deficiente. Caffone! Io sto sul piano internazionale, vero? Goodbye, good morning, aure voire. Come se mettiamo? Buongiorno. Desidera, signore? Io vorrebbe da sapere se arrivé l'avion de Francoforte. Oh sì, è atterrato qualche minuto fa. Ah, bien vu. E mi può dire se fra i passeggeri c'è sta una mademoiselle? Dunque, aspetta un po'. Ecco, Miss Trippe. Non Tripp, signore. Vuol dire Miss Trupp. Ah, sì. E vabbè, Miss Trippe, un mestruppo è sempre la stessa zupp. Allora lei conosce bene Miss Trupp. Saprà quindi che il padre della signora è uno dei maggiori azionisti della nostra compagnia aerea. Ah, me coglioni. Che cosa ha detto? Non ho capito. Era un lapsus, è arrivata? No, Fräulein Ursula Drupp non era su quell'aereo. Arriverà con il prossimo. Vediamo un po'. Esattamente fra 5 minuti e non ha ritardo. Ah. Mi scusi, lei è l'autista? Autista io? Ah, pupi, ma guarda che te stai... Baie, je suis le directeur de la Roman Bay Dai Agency. L'autista è là de fort. Oh, mi scusi tanto. Non potevo immaginare. Mi scusi. Autista a moi. Ma mi vedi questo? Aspetta un moment. Ma come sapevi che la stava aspettando? Beh, me l'ha detto Fräulein Eckenbauer, che è appena arrivata con quell'aereo. Eckenbauer? E chi sarebbe? La sorella del calciatore? Calciatore, la signorina. Ma allora chi è? La segretaria privata di Frau Drupp. La segretaria, ha detto? Oh, mon Dieu! E dove andì? Questo non saprei dirglielo. Stava cercando l'autista e gli ho detto che forse l'aspettava fuori. No. Oli mortacci. C'è qualcosa che non va? No, no, tu va tre bien, ma devo avvertire Giubilè. Devi avvertire chi? Che se no mi combina un casin della Madonna. Casin? Niente, so cazzi miei. Va bien. Vite, questo...
questo il wagen per Frau Drupp? Questa non è forse wagen, è un Ford. Comunque il vagone è tutto suo. Andiamo in albergo? Ja, prima albergo. E subito vedere Roma. Vedi questa, va de Brescia. Capirai, Roma sta qui da 2000 anni. Oppure aspetta un po', no? A Giubileo! Aspetta che quella non è lei, a Giubileo è un'altra! Giubileo! Fermete! Ma tu guarda in piano che era una bellezza, tutto carcolato! E mo bisogna affrontare imprevisti. Porca puttana. Signor Filippo Diotalleri, signor che? Filippo Diotalleri. So io, sì, presente, so io, sì. Presentarsi sì. Al banco informazioni. Scusi. Filippo arrivo. Diotalleri. Sta in campana, Filippo, è arrivata lei. È il momento tuo. E se va male? E non può andare male. E il padre c'ha i sordi, la ragazza è facile preda. Sarà pure boh? Male che va mi metta all'anima una biondona nordica tutto sesso. Oddio, mamma! Lui è di agenzia. Oddio, la Befana. Ammazza che brutto, e questa è la strega del Benevento. Filippo, ricordati che devi affrontare anche ste prove. Questo è il corpo che ti sistema per tutta la vita. Te la devi sciroppà. Oh, carissima sgallettata, che dispiacere vederla. Oh, guten Tag, sind Sie Herr Public Relations? Public Relations, ja, ja. Ah, oh, bellissimo giovanotto italiano, ja, simpatico. Grazie. E manca hai visto tutto. Ah, tu molto impulsivo, molto italiano infuocato. Se si tratta di darte fuoco, subito. Allora andiamo, Ursula, dite, prego. Ursula? Io no, Ursula, io Anneliese Kipler. Ursula, là. Auf Wiedersehen und danke. E lei! Ma no, non è possibile. Ammazza che svento. Oh, mo sentivo. I mortacci. Proprio lei! E ho capito. Mio amore. Tu hai Filippo, vero? Eh già. Con te io ho programmato mia visita. Roma particolare. Roma particolare? E come no? Io dire subito a me non frega cosa. Studio fregnace cultura, ma solo sexual problem. Solo che cosa? Ripeti un po' per piacere. Yeah, problema sessuale. Tutto il resto non frega a me. Io solo amore, chiaro? Figurati io sono un maniaco. Allora cosa stare aspettiamo? Dov'è essere tua macchina? La macchina? La macchina? Beh, veramente sta in officina la Mercedes perché revisionare. Io c'ho un bolide a due ruote. È più premio. Oh, Vishade, fa niente, io prendo taxi. Taxi? Certo, tu prendi il taxi. Bene, allora noi poter andare. Li mortacci. Come li mortacci? Tu dette prima, non è saluto romano? Ah, sì, già. Saluto romano. Li mortacci. Tu e de tu nonno. Andiamo, va. Siamo pronti. Dove andiamo? Andiamo Hotel Americana, tu sapere dov'è? Se so dov'è, ma l'albergo di Roma so il pane mio. Io e Mister Hilton siamo dalla stessa parrocchia. Cioè il bolide sta a Marocchia. Sì, però vai piano, eh. Farò il possibile. Bene.